Siamo con la candidata premier di Potere al Popolo, la dottoressa Viola Carofalo, e con la candidata Chiara Capretti. Ma questo è nel cuore di Montesanto, la chiesa che avete occupato, la chiesa intitolata a Sant'Antonio e Sant'Alfonso in Piazzetta Tarsia. Com'è possibile cominciare una campagna elettorale con un'occupazione abusiva? Noi abbiamo detto che avremmo fatto campagna elettorale continuando a fare le cose che abbiamo sempre fatto, e quindi attività sociale, attività di contrasto alla povertà, attività che portano alla giustizia e all'equità sociale. E noi non ci dobbiamo inventare niente con la campagna elettorale, dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto e quello che stiamo facendo in tutta Italia. Anche se a Napoli questo è al centro di polemiche, perché si dice che il comune voglia favorirvi consentendovi queste azioni. Io non so se questo sia vero, so soltanto che oggettivamente c'è un problema e che questo problema va risolto. È quello dell'emergenza freddo e il fatto che le persone dormano in strada. Qual è la vostra idea di Italia? Quella della parte del paese solidale, che non si è mai arresa al razzismo, all'odio e alla guerra tra poveri. Le vertenze ambientali, la lotta per l'acqua pubblica, le vertenze sul lavoro. Siamo state vittime della crisi in questi anni, è il momento di diventare protagonisti di un cambiamento concreto. Sono senza fissa dimora, facevo le stagioni e mi sono ammalato là e la mia vita ha molto cambiato. Durante il giorno, Cristoforo, voi che cosa fate? Aiutate questo territorio? Lavorate per pulire la chiesa? Allora, oggi abbiamo fatto una bella pulizia della chiesa, tentiamo di rimettere in ordine, dunque siamo tra cattolici, musulmani, due religioni che danno la prova che siamo tra fratelli qua. Hanno riacceso meno un entusiasmo che io avevo perduto, perché ero nauseato dalla politica degli ultimi 25 anni di questo paese. Mi sento giovane come loro. Come l'ha trovata questa chiesa? In quali condizioni? Condizioni disastrose, non so che vero e proprio. E sono rimasto io sono un credente, oltre ad essere un comunista sono un credente. Ho risposto all'appello del Papa Francesco, che ci chiede amore, ci chiede di essere disponibili per gli altri, per gli ultimi. Prima che vi sgomberino, come la legge prevede, come probabilmente è giusto che avvenga, io vi chiedo, siete arrivati a questa azione dopo aver lavorato sull'ex ospedale psichiatrico giudiziario, che è stata la vostra prima occupazione ormai riconosciuta. Che attività si fanno? Si fanno più di 40 attività ogni settimana, sono tutte attività gratuite che vanno dalla palestra al teatro, all'ambulatorio, la scuola d'italiano per i migranti, lo sportello legale. L'occupazione per noi è soltanto un mezzo, non è un fine, non ci teniamo che questo posto rimanga occupato in sé per sé, l'importante è che venga data destinazione sociale a questo posto che era abbandonato. Ti facciamo vedere questo chiostro in questa chiesa che è abbandonata da molti anni, che è inutilizzata. Siamo dietro la sacrestia, sì, di questo complesso cinquecentesco. Sì, potrebbe essere messo a disposizione del quartiere, un quartiere che non ha spazi verdi, spazi ricreativi. L'abbiamo trovato in queste condizioni. Questo era un chiostro, ma adesso è una discarica, è un chiostro con l'asfalto. Sì, è stato completamente devastato e, come avete potuto vedere, anche all'interno della chiesa sono stati portati via marmi, probabilmente anche oggetti preziosi che potevano esserci in chiesa, sono state portate via delle statue. Sono stati commessi dei veri e propri crimini verso la struttura storica, che sono riscontrabili non solo l'asfalto nel chiostro, ma l'ingresso dell'auto rovinando il muro cinquecentesco e nei piani superiori. I lavori fatti non hanno rispettato la valenza culturale e storica del luogo. La cosa assurda è che scoprire che c'è un posto del genere qua dentro, scoprire che c'è un patrimonio per questa città, un patrimonio sia artistico che culturale, ma anche di possibilità di fare qualcosa di concreto, qualcosa di sociale. È incredibile, è impossibile che ci siano 200 chiese abbandonate in questa città, che ci sono persone che muoiono di freddo per strada. È vero, è un reato, ma è vero anche che esiste una legge che è al di sopra della legge, che è quella dell'equità e della giustizia sociale. Per questo che qui distribuiamo pasti e consentiamo a alcune persone di dormire. Se riusciamo a farlo noi senza mezzi, senza nulla, penso che le istituzioni dovrebbero provvedere, perché è uno scandalo che nel 2018 si muoia di fame o si muoia di freddo.